uscita questa sconfitta per 3-0. Del ritiro sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona prestazione, buoni allenamenti, buona preparazione. Oggi la partita è stata difficile per noi, il primo tempo non siamo riusciti a entrare nel gioco e controllare il gioco. All'inizio del secondo è andato molto meglio, potevamo andare a trovare il pareggio e secondo me potrebbe anche cambiare la partita, ma non è un alibi. Penso che sicuramente dobbiamo e possiamo fare meglio, ma in generale, al di là del risultato, tutto il resto abbiamo fatto una buona preparazione. Mister, alla luce del lavoro che avete fatto in settimana, le chiedo se c'è qualcosa che voleva vedere e che non ha visto oggi. Penso che possiamo controllare meglio il gioco, avere il controllo noi vuol dire la palla e giocare a metà campo avversario, allungare questa fase di possesso per organizzarsi e stancare anche l'avversario prima di trovare le spazi dove possiamo andare ad attaccare. All'inizio del secondo tempo abbiamo fatto a tratti bene, il primo tempo no, poi dopo un po' più di disorganizzazione andando in avanti abbiamo dato la possibilità alla tre squadre di trovare degli spazi. Invece una cosa che ha visto o una traccia di cosa che le è piaciuta, cioè che vorrebbe della sua squadra o dei suoi giocatori? Il nostro inizio nel secondo tempo, una squadra che riesce a dominare l'avversario, che riesce a creare e che non permette all'avversario di ripartire. Questa è la nostra idea e allungare questo momento in partita dobbiamo essere capaci di fare il più tempo possibile. Questo risultato di oggi, quanto pesa il lavoro che avete fatto durante questo periodo di tempo? Perché sempre doppi allenamenti che avete fatto, ha parlato sempre di grande intensità, di fattore di cosa che è cambiato, se la scelta è finita dentro, non lo ricordavo più di che volte, no? Aspettando, perché come se avesse faticato molto, cioè, ero molto imballato, i giocatori da... No, non penso, ci siamo preparati bene, è normale a questo periodo che i giocatori fanno un po' più di fatica perché si allena un po' di più dell'abituale che facciamo durante la stagione, però la sconfitta oggi fa bene, è presa nel modo giusto, che siamo nella strada che dobbiamo migliorare sicuramente in fretta. Dobbiamo continuare a lavorare nello stesso modo, con la stessa intensità che ho visto in questi giorni e ripeto, il punto positivo di questo ritiro sono stati i giorni insieme, i lavori insieme e così di allenamento in allenamento, partita a partita, migliorare e trovare il nostro miglior livello. Abbiamo visto nel secondo tempo UEA in una buona condizione, in palla, ha preso un calcio di rigore. Volevo sapere se lo utilizzerà sempre da esterno in attacco o magari anche da terzino. Oggi non ho l'idea di farlo giocare da terzino, ma se abbiamo bisogno, un ragazzo che oggi ha dimostrato grandissima disponibilità, abbiamo parlato anche sull'argomento, lui dà totale disponibilità sia per giocare da terzino, da esterno destro, anche da esterno sinistro e perché non da attaccante, lo ha già fatto. Questo è importante perché dà possibilità, varietà nelle scelte e oggi sono contento da quello che ho visto di team in campo. Mister, tra i giovani c'è qualcuno che le è piaciuto in maniera particolare che punta anche a riconfermare per le prossime partite? Tutti mi sono piaciuti, il modo che hanno lavorato. Dire uno adesso non sarebbe la cosa giusta, mi è piaciuto a tutti e vedremo con il tempo chi riesce a mantenere questo livello e chi riesce alzare il livello e poter rimanere con noi per sia in allenamento in partita poter contribuire. Mister, abbiamo visto che su lei non era neanche in panchina, le chiedo se ha già salutato la squadra. No, mi ha parlato ieri, abbiamo parlato dopo l'allenamento, mi ha chiesto di oggi non partecipare, mi sembra la cosa giusta e rispettare la decisione. Una domanda per la televisione tedesca, com'era la settimana in Germania, in Baviera, in Cenere, tutte le cose? Molto bene, eravamo in un posto
perfetto per lavorare, è una struttura che ci dà grande possibilità di fare il lavoro al miglior modo possibile. Siamo molto contenti, perché no, in un giorno poter tornare, sì. Pensi che c'è bisogno di accelerare un po' i rimporti o no? Dopo sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva, non ho nessun dubbio. Arriveranno quando arriveranno, nel momento giusto, quelli che abbiamo bisogno, ma ripeto, non ho nessun dubbio che costruiremo una squadra competitiva. Che peso dare a questa sconfitta? Ne hai viste tante, conosci tanto, conosci i giocatori, chissà come sono queste partite, cosa dici? Non dobbiamo essere felici della sconfitta, ovviamente, però siamo felici del lavoro che abbiamo fatto, abbiamo lavorato veramente bene, e i ragazzi sono contenti, credo anche il mister per l'atteggiamento e la voglia che abbiamo di fare durante gli allenamenti. Ovviamente stiamo metabolizzando nuove idee e ci sta che c'è quel periodo, sai, di appunto per metabolizzare nuovi concetti, però se siamo abbastanza intelligenti sappiamo come prendere nel modo giusto questa sconfitta. Sono state più le idee o più le gambe imballate? No, ma non stiamo cercando, cioè secondo me non è da noi adesso cercare alibi, sappiamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro, come ho già detto, una bellissima preparazione, abbiamo avuto del tempo per stare insieme, per conoscerci. Quindi diciamo che appunto la prima amichevole dopo tanto tempo, dobbiamo essere abbastanza intelligenti, come ho già detto, per capire le cose da migliorare. C'è ancora tanto lavoro da fare, credo, e non vediamo l'ora di farlo. Mattia, sei uno dei più esperti, ti chiedo quanto è cambiato quest'anno e come sono tutti i giovani che sono arrivati, a che punto è lo sviluppo di questo precampionato? Ma oggi penso che è il 16° giorno che ci alleniamo, se non sbaglio, il 17°. E i giovani si stanno integrando bene, sono ragazzi intelligenti che hanno voglia di fare, ma come noi, diciamo, i veterani, abbiamo tanta voglia di fare, tanta voglia di metterci in gioco, tanta voglia di magari affrontare un nuovo cambiamento, perché credo che nel cambiamento, quando tu esci dalla zona di comfort, è vero che c'è un periodo di adattamento, ma dopo quel periodo di adattamento ti senti, secondo me, un professionista e un uomo migliore. Quindi siamo nel bel mezzo di quel cambiamento lì. Mattia, voglio sapere cosa cambia, cosa ti chiede di diverso il mister nell'impostazione dal basso e come cambia per voi portieri rispetto alla scorsa stagione? Ma c'è un po' più di attenzione sotto quel punto di vista, il mister non chiede nulla di eccezionale, perché vuole tanta disponibilità da parte di tutti nel farsi vedere, nel voler la palla, nell'avere la personalità e il coraggio di giocare, ma credo che non stia chiedendo la luna, perché se indossi questa maglia qui è il minimo che tu possa fare per giocare nella Juventus, avere un grande atteggiamento, avere coraggio, avere personalità. Quindi credo che appunto appena passerà questo breve periodo per metabolizzare il cambiamento che abbiamo avuto, ci toglieremo delle soddisfazioni. È stata una rivoluzione anche per voi portieri in tutto, come state vivendo? Non solo nel modo di giocare, anche proprio nelle persone, cambio dello staff, di tutto. Stiamo vivendo bene, siamo dei professionisti, sappiamo che queste cose possono accadere, cerchiamo di prendere nel migliore dei modi. Probabilmente appunto stai parlando di squadra dei portieri, ma io vedo solamente un unico gruppo, siamo la Juventus tutti insieme. Quello che probabilmente un po' più ci è mancato dal mio punto di vista oggi è essere più gruppo, più squadra per tanto tempo. Ci abbiamo avuto dei momenti di blackout che ci possono essere. E probabilmente appunto secondo me questa sconfitta di oggi ci servirà proprio per questo, per essere più continui nel lavorare tutti insieme e con grande attitudine dentro il campo. A proposito della partita, perché durante l'allenamento io vedo gli allenamenti, ovviamente faccio parte della squadra e c'è un impegno incredibile da parte di tutti. A proposito di gruppo, oggi due capitani diversi, Locatelli e Vlahovic, stanno nascendo nuovi leader in questa squadra? Ma credo tutte le squadre hanno bisogno di alcuni leader, ovviamente ci sono quelli che io chiamo i veterani, che siamo quelli che siamo da un po' più di tempo e dobbiamo solamente far capire a chi arriva o ai giovani cosa vuol dire giocare nella Juventus e indossare questa maglia, ma vedo che quelli che arrivano nuovi arrivano già belli preparati con la conoscenza della cultura e la storia di questa società, quindi non ci saranno grandi problemi.